della serata. E allora, prendendo come esempio il commercio, non lasciamo stare gli abitanti che subiranno un ulteriore aggravio di traffico, di smog, di inquinamento e qualsiasi altra struttura, mi sembra che la continuazione di quello che è stato ereditato dalla precedente giunta, come si è detto prima, però sì, perseveriamo sulla cosa, perché già una vittoria è stata ottenere la quinta corsia, però con le due di via Sant'Elena Arena diventano sette, perché 5 da una parte e via Sant'Elena Arena. Parliamo del commercio. Il commercio subirà senz'altro un ritorno negativo, nel senso che già ora è un problema fermarsi, parcheggiare, e qui ci sono dei commercianti che conosco, Carpino Gomme, Baci dell'Etrauto. Allora, come si fa a parlare di positività se noi allarghiamo la strada, che due corsie sono 7 metri, giusto? Mi può correggere o è giusto? Facciamo 6 metri. In alcuni punti non c'è posto assolutamente per fermarsi, quindi diventerà un'ulteriore servitù, perché ora non c'è modo adesso di fermarsi in via Sant'Elena Arena, quindi pensiamo con le due corsie, è assolutamente impossibile. E quindi ecco, io mi metto dalla parte dei commercianti, che appunto morirà ulteriormente il commercio di Sant'Elena Arena. Sant'Elena Arena continuerà con la sua servitù alla città, che comunque ha sempre fatto, perché purtroppo i dati parlano ben chiaro, e quindi tutti noi siamo sicuramente contrari a questo. E io vi invito ad alzare la mano chi vuole via Sant'Elena Arena due corsie. Alzi la mano chi la vuole, così qui abbiamo il vice sindaco e può vedere quello che i sant'andrenesi stanno esprimendo. Ok, grazie, buonasera. Speriamo che si ritorni indietro con questa idea, perché questa per la linea due corsie è veramente la moria.